Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere una guarnizione della testata bruciata e ne approfitto per farvi dare un'occhiata ad alcune cose molto molto interessanti. Venite qui. Dunque, questo è il monoblocco del motore. Sopra di esso c'era la testata che abbiamo sfilato. Una volta tolta la testata, noi accediamo ai cilindri, ovvero questi, e vediamo i pistoni, ovvero questi. La guarnizione della testata a cosa serve? Serve a separare i passaggi dell'acqua e dell'olio dalle camere di combustione. Se si rompe, in questo caso è rotta qui, noi abbiamo che l'acqua va a finire esattamente nei cilindri e quest'acqua bagna la candela, che quindi non si accenderà più, e quindi questo cilindro non lavorerà più. E infatti in questo caso l'auto andava a 3, ovvero a 3 cilindri, 1, 2, 3 funzionavano, questo non funzionava. Dunque ragazzi, è molto molto importante, prima di elaborare l'auto, averne una manutenzione attenta e con prodotti di alta qualità. Ecco perché noi facciamo questa scelta. E a maggior ragione se l'auto è potenziata, diventa indispensabile, per evitare problemi di quel tipo, avere proprio cura estrema e molto più puntuale. Questa è la testata. Continuate a seguirci perché parleremo ancora di situazioni di questo tipo, quindi non solo legate direttamente all'elaborazione, ma anche collateralmente. E vi ricordo i nostri social. E qui ci sono dei video interessanti. Al prossimo video. Ciao ciao!